2015 di Milano. Questa volta andiamo a vedere il reparto hardware, ovvero iniziamo con MSI e scopriamo che cosa hai in novità con le schede grafiche, schede madri e tutte le build di PC in giro. Andiamo quindi a parlare con Michael. Abbiamo creato due aree anche con Heroes of the Storm. Abbiamo ben 20 computer da gioco tra Nightblade, All-in-One e Notebook. Abbiamo portato PC moddati, abbiamo nuovi Nightblade e portatili Skylake in esposizione e anche gli ultimi componenti come la nuova Z170A Gaming M7, una Godlike e una 980 Ti Lightning che la fa un po' da padrona in questi giorni. È completamente ricostruita a livello di PCB ed è stata strutturata per l'overclock più estremo, quindi permette di raggiungere performance esagerate anche con raffreddamenti non convenzionali senza dover saldare e dissaldare o dover fare modifiche troppo invasive, che è un bel vantaggio. Ovviamente il gaming per noi diventa sempre più importante. Il nostro futuro adesso è partecipare a questi eventi, raccogliere il feedback di chi i prodotti li usa e cercare di incrementare e migliorare. Ci hanno detto di puntare molto sull'audio e abbiamo cercato di migliorarlo ancora ulteriormente. Quindi pensiamo di aver preso una buona strada e andare avanti in questo ci aiuterà ad andare certamente a un livello ancora migliore. Stand Asus alla Milan Games Week, anche qua, hardware, hardware, hardware. Vediamo quello che abbiamo visto anche ad IFA, ma molto più profondamente, e soprattutto alcune novità a livello gaming, cose molto interessanti, sicuramente nella serie Strix. Qui andiamo a vedere cosa hai di nuovo. Asus alla Games Week 2015 è da grande protagonista. Stand 200 metri quadri per presentare una gamma di prodotto la più ampia mai offerta. Partiamo dalle soluzioni mobile per arrivare alle soluzioni più estreme della componentistica e componenti mod e custom. Questo appunto per accontentare la più ampia fetta possibile di pubblico, dal casual gamer all'hardcore gamer al giocatore professionista, partendo appunto da soluzioni tablet e smartphone di ultima generazione in grado di qualificarsi anche come piattaforma di intrattenimento per ogni situazione, fino appunto alla componentistica più evoluta, le soluzioni motherboard e VGA più estreme, anche appunto in assetti combinati in affascinanti anche creazioni. Due custom, due mod, una NECD che mette in evidenza con una prova muscolare veramente pazzesca, due GeForce GTX 980 Ti per spingere su uno schermo 32 pollici 4K anche The Witcher 3 a un livello di risoluzione di resa grafica veramente impressionante. All'altra custom, sempre in famiglia Strix, questa volta ancora una volta con una doppia scheda GeForce GTX 980 in SLI. Tutta la parte componentistica si arricchisce ovviamente del comparto audio, ancora una volta Strix, la famiglia Strix a fare da protagonista per offrire un'esperienza non soltanto video in termini di prestazione e affidabilità, ma anche audio che sia davvero coinvolgente ed immersiva per l'utente finale. Per rendere l'esperienza completa ovviamente tutto un set di accessori, dal tappetino fino alle cuffie, e in questo caso parliamo di un'offerta veramente ampia, in particolare tre diverse famiglie di prodotto: Echelon, Strix, ROG, a cui si è aggiunta più recente anche una proposta Cerberus, Strix, tastiere e cuffie. In questo caso veramente le alternative spaziano per colorazioni differenti, modelli diversi e anche ovviamente funzionalità e performance, in modo tale da soddisfare davvero con precisione millimetrica le esigenze di ogni singolo gamer. Ovviamente non mancano tutta la selezione più ampia dei prodotti finiti, per cui parliamo di notebook, parliamo di desktop di livello elevatissimo. L'intera gamma di prodotto desktop presenta quattro diverse soluzioni, dal GR6, il più piccolo della categoria, prestazioni più compatte di un desktop, forma più compatta di un desktop, ma prestazioni davvero eccezionali. Per il fratello maggiore G20, leggermente più ampio come volume, ma un livello di prestazione veramente incredibile, personalizzazione fino a 8 milioni di colori anche delle luci LED del frontale, fino ad arrivare alla proposta davvero in anteprima per questa Games Week del G11, una vera bestia di potenza, esteticamente accattivante, affascinante, davvero estremamente potente, in grado di far girare al meglio qualsiasi tipo di gioco.
ovviamente si accompagnano tutte queste soluzioni al meglio della nostra gamma di monitor della linea AMG e PG rispettivamente con AMD FreeSync e G-Sync Nvidia, in modo appunto da poter soddisfare anche le esigenze delle giocatori appunto delle piattaforme AMD e Nvidia rispettivamente, tutte in grado di offrire risoluzioni estremamente elevate fino al 2K e refresh rate ovviamente non inferiore ai 144 Hz, anzi con una punta di diamante del PG279Q fino a sfiorare i 165 Hz di refresh con pannello IPS, per cui veramente il massimo per poter godere al meglio di ogni titolo, anche dei più recenti. A questo ovviamente si affianca tutta la gamma notebook nelle proposte, diciamo, a partire dal nuovo entry level GL552, piattaforma 15 pollici, ottimo bilanciamento di performance ma soprattutto pricing aggressivo per poter essere alla portata anche di tutte le tasche, fino al fratello maggiore, sempre in ambito 15 pollici, G501, incredibilmente sottile, incredibilmente leggero e bello, ma soprattutto con uno spettacolare schermo 4K, e ad arrivare alle soluzioni invece più prestazionali e potenti, i 2,17 pollici G751 e ancora G752, prima seconda generazione appunto di desktop da 17, notebook da 17 pollici, piattaforma estremamente ricca, estremamente raffinati anche con design appunto rinnovato per offrire il meglio in qualsiasi tipo di circostanza. La vera punta di diamante, il fiore all'occhiello del nostro stand, della nostra esposizione quest'anno, è il nuovissimo GX700, il notebook in realtà travestito, il bello il desktop travestito da notebook, perché in realtà è un notebook avanzatissimo, il primo notebook al mondo con raffreddamento a liquido, è caratterizzato da una piattaforma desktop appunto in formato notebook, con una docking esterna che ha un avanzatissimo sistema di raffreddamento a liquido che gli consente di più che raddoppiare le performance ottenute appunto in configurazione soltanto mobile. Questo ovviamente per offrire il meglio e poter rivaleggiare in termini di performance pure con i desktop migliori di fascia più alta.